Chiusura scoppiettante per i festeggiamenti civili in onore della Beata Vergine del Carmelo a Morano Calabro. Sul palco allestito nel centro storico tanta buona musica, preserata con i bravissimi Sing Swing. A mezzanotte poi tutti nella vicinissima piazza Giovanni XXIII davanti alla chiesa medievale della Maddalena per il concerto della cantautrice tarantina Mariella Nava. Che fanno tremare, resistono ai nuoti del tempo, ai nodi di mare. L'evento, organizzato in collaborazione con lo staff del Peperoncino Jazz Festival, ha visto la partecipazione di tanta gente arrivata da ogni parte della regione. Nel corso della serata Mariella Nava ha anche presentato il suo ultimo lavoro discografico, Tempo Mosso. Mariella Nava al Peperoncino Jazz Festival con una formazione inedita, una formazione acustica. Cosa ci dice a proposito di questo nuovo progetto? È bello un po' mescolare le carte, no? Incontrare, trovarsi con musicisti nuovi. Io ho incontrato così la disponibilità e la versatilità di un musicista come Sasà Calabrese, che viene dal jazz, e ho pensato perché non unire la mia musica cantautorale, quindi un po' più pop di impostazione, ad un suono raffinato quale quello, insomma, di un contrabbasso piuttosto che quello di una fisarmonica questa sera, o altri strumenti che via via incontro. In fondo la rilettura di ciò che si è scritto musicalmente è sempre bello, no? Può essere nuovo, può rinnovare il sentire sia di chi la fa, di chi la suona, di chi la scrive, sia di chi l'ascolta e la vive dall'altra parte come il pubblico. Quindi è molto bello, è un esperimento, può andare benissimo come ci si augura, come può essere deludente, ma io invece spero sempre di dare il massimo. Quindi stasera ascolteremo i tuoi grandi successi reinterpretati in chiave jazz. Diciamo che sono contaminati di suoni che sono generalmente più del jazz, e io sono sempre lì al pianoforte che seguo questa nuova onda, insomma, che mi inserisco in questo nuovo suono. Ma poi io non amo mai definire jazz, pop, cioè per me la musica è una ed è sempre godibile, è sempre magnifica. Bene, e riparteciperai al Peperoncino sempre con una formazione acustica, con ospite anche un grande trombettista, qual è Luca Quino. Come repertorio sarà più o meno analogo o presenterete qualcosa di diverso? Chiaramente non si può, no, non fare alcune canzoni che poi appartengono alla mia storia, però sicuramente c'è sempre qualcosa di diverso e di nuovo, e quindi ci divertiremo a suonarlo, sì. La cantautrice tarantina, accompagnata dai bravissimi Sasà Calabrese al contrabbasso e dalla fisarmonica di Salvatore Cauteruccio, ha fatto ascoltare, oltre che inediti, anche alcuni dei suoi successi a grande richiesta dal pubblico. Io lo so dove sei, io lo so dove sei, basterebbe allungare una mano, toccarti come vorrei. Sei. Potrei attraversare quel buio, forarlo con questi occhi miei. E ho imparato che le grandi distanze si misurano in luce, mentre il viaggio che fai più lontano a te stesso conduce. Se vuoi sollevarti dal resto, non serve volare. È calore che scambia e non freddo quel brivido in te.